Facciamo sobbollire 250 grammi di latte con la buccia di un'arancia oppure la buccia di un limone. In un contenitore mettiamo un uovo intero e 75 grammi di zucchero, 18 grammi di farina 00 e mescoliamo il tutto. Versiamo il composto di uova all'interno del latte caldo ed ora mescoliamo sino a quando la crema, si sarà addensata. Ho messo la crema all'interno di un contenitore. Ho messo pellicola e ora la lasciamo raffreddare completamente. All'interno di un recipiente mettiamo 3 uova medie, 4 se sono piccole, 100 g di zucchero e ora montiamo il tutto. Quando diventano chiare e spumose, possiamo aggiungere 60 g di olio di semi e 60 di latte. Il latte può essere sostituito anche con succo di frutta oppure con l'acqua. Aggiungiamo un cucchiaino di estratto di vaniglia oppure la buccia grattugiata di un'arancia oppure di un limone, quello che più gradite. E montiamo. Prego, Francesco. Centocinquanta grammi di farina e una bustina di lievito per dolci. E montiamo il tutto. E adesso dobbiamo aggiungere la frutta. Allora, possiamo aggiungere 250 grammi di pesca, come in questo caso, oppure di mele. Per cocco, pescanoce, in pratica quello che voi avete a disposizione potete usare. Siccome io avevo delle pesche che si erano diciamo un po' rovinate perché ce le avevo da un po', le utilizzo per questa torta. Quindi andiamo ad aggiungere le pesche. E quindi mescoliamo il tutto. Ed ora versiamo in teglia precedentemente imburrata e infarinata. Livelliamo in quanto il composto risulta bello corposo, un po' come la torta di mele. Ho messo la crema, quella che abbiamo fatto prima e che ormai è ben fredda, all'interno di una sacca à poche. Adesso andiamo a ricavare delle strisce. Quindi facciamo così. E dopo così. Ed ora possiamo infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino in quanto ogni forno è a sé. Ed ecco qui la torta appena uscita dal forno. Ora la lasciamo completamente raffreddare. Allora, vi do un piccolo trucchetto per sfornare questa torta dallo stampo. Allora, o la realizzate in una tortiera con cerniera apribile, quelle classiche delle cheesecake per intenderci, oppure mettete un foglio di carta forno sopra, dopodiché mettete il piatto e capovolgete e lo mettete poi su un piatto da portata. L'importante è che la torta deve essere fredda.
Mettiamo zucchero a velo. E la nostra torta, frutta e crema, è pronta. Andiamo a tagliare la nostra torta. Ed eccola qui. Vi faccio vedere l'interno. Niente, la ricetta è finita. Spero che questa torta vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ciao e alla prossima ricetta!